più a qualche anno fa, siamo un po' più nella contemporaneità, siamo costretti a dovervi dire, prima siamo andati in diretta, avevamo subito a caldo il tecnico della formazione perugina, però dobbiamo dire con amarezza nuovamente oggi, siamo qui a commentare le gesta del Catania, siamo qui a parlare di una vittoria importante, di altri tre punti che vengono messi in classifica, ma non possiamo discuterne con i rappresentanti, la formazione rossa-azzurra, perché hanno deciso di continuare il silenzio stampa. Almeno ci auguriamo che per questa volta il silenzio stampa sia totale e non sia parziale, nel senso che tutti i giornalisti vengano trattati nello stesso modo, a prescindere dalle leggi che ti impongono i diritti. Il buonsenso a noi dice che sarebbe opportuno sempre parlare. Purtroppo non è così, altri si assumono questo tipo di responsabilità, non siamo contenti. Siamo particolarmente amareggiati perché non possiamo festeggiare con voi questa importante vittoria, non possiamo ascoltare i vostri protagonisti. Voi vorreste non solo applaudirli allo stadio quando riescano a fare qualcosa di importante, ma anche sentirli, perché devono raccontare le emozioni che si provano a stare all'interno di uno stadio come il Massimino e a riprendere la corsa verso una possibile, non vogliamo dire promozione perché è ancora troppo tardi, siamo ancora troppo attardati, c'è la possibilità di fare qualcosa di positivo. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, sentiremo ancora qualche collega, vedremo se potremo ascoltare anche qualcuno ancora del Perugia, anche se sono molto in ritardo, stanno di fatti scappando perché hanno un aereo da prendere al più presto. Comunque ci fermiamo, tra qualche istante riprenderemo dal Massimino.